Buongiorno a tutti, buon venerdì 5 luglio, una settimana solo a manca al kick-off della stagione che darà Simone Inzaghi settimana prossima, conferenza di ripartenza della difesa del titolo e poi tra 8 giorni il raduno il 13 di luglio, quindi prevedo super affollamento alla Pinettina per salutare i campioni d'Italia che si ritrovano e che ricominciano la stagione con l'obiettivo di difendere lo scudetto appena conquistato. Appuntamento ad Appiano Gentile. Mancheranno i tanti nazionali che sono ancora impegnati, Coppa America, europei, in vacanza. Gli italiani dovrebbero aggiungersi al gruppo l'ultima settimana di luglio e poi per tutti gli altri si parla di agosto, meritate vacanze anche in base a come andrà avanti la loro stagione. Nella notte se l'è vista brutta l'Argentina di Lautaro Martinez, che aveva riconquistato una maglia da titolare ma non è andato a segno stavolta. Una partita molto difficile quella affrontata dai campioni del mondo contro l'Ecuador. Parate del Dibu Martinez, vantaggio di Lisandro Martinez su calcio d'angolo al 35esimo. Lautaro poi è stato sostituito al 65esimo da Julian Alvarez. Pareggio dell'Ecuador nei minuti di recupero e poi la vittoria dell'Argentina ai rigori, sbaglia Messi, poi segnano tutti gli altri, soprattutto il Dibu Martinez si conferma ancora decisivo per portare l'Argentina, rischiando tanto, in semifinale e vedremo quale sarà l'avversario dell'Albiceleste. Proprio mentre stiamo registrando, definito il passaggio di Spinazzola, svincolata al Napoli per uno stipendio di 1.800.000, anche molto basso. Io un pensierino ce l'avrei fatto, visto che l'Inter ha bisogno di rinforzi soprattutto sugli esterni dopo l'infortunio di Buchanan, e anche in difesa, perché sta succedendo veramente di tutto. Prima di ogni cosa però, come sempre, vi chiedo un piccolo aiuto: iscrivetevi al canale, stiamo volando verso i 50.000 follower, operazione Porta un Amico 2 ancora meglio. Appuntamento in live questa sera alle 19 come sempre per fare la differenza, per vivere le giornate di mercato e tutto quello che sta succedendo con colpi di scena, manovre di disturbo, tentativi insomma anche di farsi qualche dispetto, come abbiamo assistito ieri, che è stata principalmente la giornata di Joseph Martinez per la saga dei Martinez. Si è presentato all'Humanitas, poi al CONI, come vi abbiamo mostrato, e alla fine ha firmato il suo contratto di 5 anni con l'Inter al Genoa, che sarà la prima avversaria della nuova stagione il 17 agosto in trasferta. Comincerà così il campionato dei bistellati con una difficile trasferta subito in avvio proprio con la squadra, l'ex squadra di Joseph Martinez e di Gudmundsson, su cui al momento non ci sono novità. Sappiamo molto bene che la situazione è in evoluzione e anche condizionata dal processo che avrà il giocatore islandese, ma nel weekend faremo proprio un approfondimento su Gudmundsson. Dicevamo, giornata di visite mediche, firme, in arrivo l'annuncio e il video di Inter Media House per quello che sarà il portiere del futuro ed è il primo colpo di Oaktree sul mercato dopo i rinnovi importantissimi, quello di Barella già annunciato, quello di Lautaro annunciato l'altra sera da Marotta, per cui manca solo veramente la firma digitale e l'annuncio da parte dell'Inter con un video però che per il capitano
dovrà essere curatissimo per suggellare un matrimonio ancora più lungo dopo 6 anni insieme. L'altro giorno, infatti, ricorreva, diciamo, l'anniversario della sua firma con l'Inter. Circolavano foto di lui giovanissimo nella sala coppe e adesso bisogna allungare la storia e renderla ancora più importante. Primo gran colpo di Oaktree. Abbiamo sottolineato come la proprietà americana non si sia fatta problemi a staccare un assegno da 13 milioni e mezzo più 1 milione e mezzo di bonus per quello che partirà come secondo portiere, anche se non si considera tale, alle spalle di Sommer per aumentare ancora di più la concorrenza interna e dare ad Inzaghi ancora più grattacapi anche per la porta dove ci saranno due titolari di altissimo livello che si giocheranno partita per partita la maglia e i guantoni del numero uno che sarà Sommer, ma Martinez è agguerrito, ha scelto l'Inter consapevole che si potrà giocare le sue chance, contratto di 5 anni, 1,5 milioni a salire il suo stipendio, quindi relativamente basso, però dimostrazione del progetto di lungo periodo, degli investimenti che Oaktree, smentendo tutte le voci degli smantellatori seriali, denigratori, degli ossessionati dell'Inter, non ha nessuna intenzione di smantellare, ma anzi vuole un Inter sempre più forte sul campo, un Inter che migliora i suoi conti e che ringiovanisce con dei giovani tutto il suo parco giocatori, investendo anche lì sul futuro, come si sta facendo, come se ne è parlato ieri in sede con il direttore sportivo Antonelli del Venezia per la doppia operazione Tesman che verrà acquistato dall'Inter, mentre Oristagno andrà al Venezia per 5 milioni con recompra che l'Inter vuole inserire. Adesso si stanno definendo gli ultimi dettagli, c'è solo da capire dove giocherà Tesman e qui aspettare. Non vorrebbe più rimanere in prestito al Venezia il centrocampista americano, anche qui un ulteriore segno della proprietà giovane e americano come Oaktree, molto interessante, fisico, con quei centimetri che un po' mancano alla mediana che arriverebbe la prossima stagione, che bisogna decidere adesso dove far crescere, dove far giocare. Lui non vorrebbe più rimanere a Venezia, ma come ha detto anche Antonelli merita un palcoscenico più importante, si sta valutando un prestito anche che potrebbe essere anche in Premier League, lo vedremo dove andrà, rimane da scegliere questo. Operazione virtualmente conclusa, però sappiamo benissimo che finché non ci sono le firme può succedere veramente di tutto e qui andiamo all'intrigo, a quello che ha acceso la serata di ieri, cominciato con quella che sembrava una battuta da parte di Giuseppe Riso all'uscita dalla sede di Viale della Liberazione ai giornalisti. Ha buttato lì un po' come aveva fatto tempo fa, diciamo accendendo il problema Frattesi e il suo utilizzo scarso che lui e lo stesso giocatore pretendono che aumenti giustamente dopo una grandissima stagione. Così ieri sera l'ha buttata lì a chi gli chiedeva di Oristagno, di Carboni, Franco e anche Valentin. Lui ha risposto dicendo che si è parlato di Buongiorno, che l'Inter ha chiesto informazioni su Buongiorno. Sembrava una battuta, in realtà l'Inter ha provato a inserirsi. Almeno mi è sembrato il tutto comunque molto strumentale per spingere il Napoli a chiudere come poi è successo, perché nella notte adesso raccontiamo tutto quello che è accaduto e che non trovate da nessuna parte perché sui giornali la Gazzetta non ne parla neanche. Dopo le dichiarazioni di Riso, che abbiamo capito comunque motivate da un inserimento, da un'offerta in arrivo anche abbastanza interessante e cospicua dell'Ahly Ittihad di Pioli per Stefan De Vrij e
e sembrerebbe che sul piatto ci siano 15-20 milioni, che per un giocatore di 33 anni, seppur in grandissimo spolvero, che sta facendo un europeo importantissimo da titolare con l'Olanda, che è una garanzia, che è cresciuto e tornato ai suoi livelli nell'ultima stagione, sarebbe tantissima roba. Per questo l'Inter ha chiesto al Torino, ma soprattutto a Buongiorno, di attendere, di aspettare un attimo, perché se si verificasse veramente una trattativa lampo su De Vrij, avrebbe un discreto cash da poter reinvestire. Per Buongiorno la valutazione, la richiesta, che mi sembra esagerata, però è quello che ha messo sul piatto il Napoli, 35 più 5, la Juve addirittura aveva offerto di più, però il giocatore non si sente di fare questo sgarbo ai suoi ai tifosi Granata, rifiutando l'inserimento alla Bremer della Juventus, che comunque ci ha provato dopo che ha perso la possibilità di arrivare a Calafiori, per cui si parla di un'offerta, pensate, stellare dell'Arsenal di 53 milioni e 4 al giocatore, cifre veramente un po' senza senso. In ogni caso c'è stata questa richiesta di provare ad aspettare un attimo. Riso e Buongiorno sono andati poi a cena e, intercettati anche dai giornalisti, non hanno rilasciato dichiarazioni, ma il giocatore ha preferito accettare la corte del Napoli di Conte e l'offerta degli azzurri, a meno di colpi di scena che però non possiamo mai escludere in un calciomercato sempre più fluido e che può riservare sorprese. Pensate solo che qualche giorno fa Ausilio e Marotta avevano quasi chiuso il mercato dell'Inter e adesso si è come acceso di nuovo con diverse situazioni che si stanno riscaldando e che potrebbero portare anche a delle trattative a sorpresa. Per tutto quello che sta accadendo, comunque, l'avevamo anticipato, eravamo stati gli unici anche nell'ultimo periodo a parlare ancora di Hermoso. Rimane più che mai una pista da seguire, soprattutto se verrà ceduto De Vrij. Può giocare sia centrale che braccetto di sinistra, svicolando anche così Carlos Augusto soltanto sulla fascia. Credo che comunque un qualcosa a destra serva e vada fatto, col giapponese Sugawara che, come diciamo, rapporto qualità-prezzo 5-6 milioni, perché scadenza tra un anno, velocità-qualità, possa essere una soluzione interessante. Anche Kayode è nel mirino e rimane come potenziale, adesso bisogna capire, riserva di Dumfries, se rimarrà Dumfries, se accetterà, come può sembrare nelle ultime ore, quello che è stato messo sul piatto dall'Inter, cioè un rinnovo a 4 milioni a stagione. Mi sembra che di meglio non possa trovare in giro, ma aspettiamo anche la fine degli europei e quello che potrà accadere. Attenzione anche a Kayode, il giovane della Fiorentina che si è messo in luce nell'ultima stagione, potenzialmente è quello che stuzzica di più, però come, diciamo, alternativa, non come titolare, per cui l'Inter ha bisogno di un giocatore più formato e più pronto. Quindi se ci fosse un terzetto, diciamo, Dumfries, Kayode e Darmian, non sarebbe affatto male. Qui apro una parentesi perché un amico mi ha scritto ieri e gli ho risposto: bisogna rinforzare la fascia destra perché Darmian è scarso. Allora, prima di tutto rispetto per uno dei giocatori che anche Zanetti ha preso ad esempio e a cui ha chiesto la maglia. Un giocatore
è un uomo incredibile, quindi rispetto per tutti, l'abbiamo chiesto anche di chi non è ancora, non è più come Perisic, che in tanti di voi hanno mancato di educazione definendolo anziano, pensionato, ottantenne, di tutto di più, per uno che comunque ha sempre rispettato e amato la maglia nerazzurra, ancora di più Darmian, professionista esemplare, uno che ha sempre dato il suo contributo, che è stato determinante nello scudetto di Conte, ancora di più nell'ultima stagione, segnando anche dei gol di un certo peso, sempre disponibile, mai una parola fuori posto, dove lo metti ti dà sempre tutto e di più. In nazionale ha faticato perché ha messo addirittura a fare il terzino sinistro, che non è proprio la sua specialità, però non si può definire scarso Darmian, consentitemi, che mi sono un po' risentito, prima di tutto rispetto per i giocatori, ma per chiunque. Poi, se non ti piace, se non lo vedi più, chiaramente anche l'età avanza, però anch'io dico, serve comunque un rinforzo, perché l'Inter a destra ha perso Cuadrado e anche Buchanan per 5-6 mesi non ci sarà più. Tra l'altro abbiamo visto appena pubblicato anche dai compagni nazionale canadese il suo ritorno dopo l'operazione, le sue parole, pronto a iniziare una lunga riabilitazione con le stampelle dopo l'operazione perfettamente riuscita alla tibia. L'importante è che tutto è andato per il meglio, speriamo che anche il suo recupero possa essere veloce, però è un brutto infortunio e per rivederlo in campo secondo me ci vorranno 5-6 mesi, come dicevo prima, e serve un qualche cosa che possa rinforzare la fascia, magari anche qualcuno che può giocare sia a destra che a sinistra. Cancelo, qualcuno, i soliti noti su la cloaca X ha provato a mettermi in bocca parole che non ho mai detto. Obiettivo primario a un passo, molto costoso, quasi inarrivabile, però non escludiamo mai niente e chissà che magari non si possa presentare un'occasione in prestito con ingaggio parzialmente pagato dal City, potrebbe cambiare tutto, quindi non la chiudiamo, però è praticamente impossibile arrivare a Cancelo, ma chi lo sa? Le vie del mercato, nuovo mantra che vedremo chi ce lo copia, sono infinite, può succedere sempre qualsiasi tipo di cosa. Movimenti sui giovani anche che vanno avanti, perché sono in chiusura, oltre a Tesman, anche l'operazione Alex Perez con il Betis di Siviglia. Si attende la formalizzazione del suo rinnovo di contratto, perché è in scadenza tra un anno anche il giovane 18enne difensore centrale, più di 1,90 m, con anche abilità con i piedi e una discreta velocità, che l'Inter ha individuato e che vorrebbe aggregare subito in ritiro con la squadra, proprio per farlo svezzare da Inzaghi, da capire se si può, diciamo, costruire subito come giocatore alternativa utile per i campioni d'Italia, se no verrà, diciamo, farà un po' la spola con la primavera, così come è quello anche il programma per la stellina slovena Topalovic, il cui contratto è già stato depositato in Lega insieme a quello di Zielinski, che nel frattempo si allena con un preparatore personale per essere pronto e presentarsi in gran condizione. Lui che comunque ha fatto gli europei con la Polonia, non è andata bene anche per un Lewandowski che ha subito quell'infortunio poco tempo prima dell'inizio della competizione, però sarà un'alternativa molto molto importante e anzi sempre più difficile per Inzaghi decidere una formazione e col bilancino decidere chi deve giocare quanto, con tutte le partite che ci saranno, però
sono convinto che ci sarà grande spazio per tutti e bisognerà cercare di fare anche un po' più di turnover ragionato, non più l'11 fisso quasi immutabile, ma variare un po' di più rispetto all'ultima stagione, soprattutto per cercare di far meglio in Champions senza sottovalutare nessun tipo di impegno come l'anno scorso un po' si è fatto, perché non si poteva non vincere la seconda stella. E poi non dimentichiamo sempre che non venga stoppato dal sindacato internazionale dei giocatori il mondiale per club, in cui anche la proprietà in America vorrà fare una gran figura e soprattutto mettere sotto i riflettori l'investimento e il gioiellino Inter che continua a crescere. Assalto ai gioielli continua dalla Spagna, fonti nominano Jan Bissek come potenziale giocatore messo da Ancelotti nella lista dei possibili rinforzi per la difesa per sostituire Nacho che è andato in Arabia Saudita. In Germania parlano di Borussia Dortmund, pronto a fare un'offerta interessante per quel giocatore che in tanti dicevano: ma chi è? Ma perché spendere 7 milioni per uno sconosciuto che gioca in Danimarca? Mettevano in dubbio la capacità di scouting degli osservatori dell'Inter, che invece hanno realizzato un gran colpo andando a prendere Bissek, che avete visto quanto sia cresciuto, quanto si sia guadagnato spazio, quanto abbia dato quando è stato schierato titolare, segnando anche un gol importante, decisivo con Lecce, e poi a Bologna. Valutazione dell'Inter: non si siede al tavolo per offerte inferiori ai 30 milioni, quindi è un po' come dire, è incedibile. Però vi fa capire come anche le seconde linee, così come De Vrij, che ha questa offerta non indifferente dall'Arabia Saudita, come anche le seconde linee siano, lo stesso Aslani, si era parlato di Fiorentina, siano ricercate, abbiano un gran mercato. Non per niente l'Inter con un valore di più di 700 milioni è la squadra che ha una valutazione migliore in Serie A, undicesima al mondo, ancora un po' lontana dai top club, ma questo nonostante tutte le difficoltà finanziarie che ci sono state nell'ultimo periodo, direi con un aumento di valore di tantissimi giocatori, quello per ricordare agli scantinati che dicevano che con Inzaghi, con la precedente proprietà, tutti andavano a rischio di una enorme svalutazione, l'abbiamo vista. Ringraziamo e andiamo oltre. Su Valentino Carboni sembra che il Marsiglia lo chieda solo in prestito e l'Inter non ci sente tanto da questo punto di vista, perché vorrebbe farlo crescere, eventualmente sacrificare per offerte solo superiori. Qui 30 mi sa che non bastano neanche. 35-40. Il rischio, ve l'ho sempre detto, è sacrificare un potenziale crack che è già nel giro nazionale campione del mondo, stimatissimo da Lautaro, da Messi. Alla sua giovane età è una situazione molto differente da quella di Casadei, che quando è stato ceduto al Chelsea per 20 milioni non aveva neanche messo piede in Serie A. Qui abbiamo una stagione da co-titolare al Monza, ma soprattutto anche una convocazione in Coppa America con l'Argentina che ne fa crescere il valore. Il rischio di sbagliare qui è altissimo, quindi ve l'ho detto, io lo sacrificherei solo se ci fosse la possibilità di andare a prendere un Nico Williams che costa 10-15 milioni di più, la sua clausola rescissoria di 55 milioni. Non so se lo sacrificherei per un buongiorno, ma tanto poi
il difensore del Torino ha deciso di dire sì al Napoli, quindi è un problema che non si pone neanche più. Parte di voi in chat ieri avevano votato per un sacrificio di Carboni per andare su Buongiorno, che sarebbe stato, penso, l'unico modo per andare a reperire quei 40 milioni che chiede il Torino, però diciamo che non ce n'è più l'esigenza dal momento che è praticamente concluso il suo trasferimento al Napoli, a meno di sorprese che sono sempre dietro l'angolo in questo calciomercato che sembrava poco interessante perché l'Inter è già davanti e ricordiamo è l'unica delle grandi che non ha cambiato allenatore, deve sfruttare questo vantaggio, questa anche rosa più forte per partire subito bene. Abbiamo detto prima giornata col Genoa in trasferta, poi in casa contro il Lecce la settimana successiva, la terza c'è già l'Atalanta, super scontro con una delle squadre che dobbiamo mettere anche nella lotta a scudetto perché è cresciuta tanto, e se Gasperini riuscirà anche a rivitalizzare Zaniolo con o senza Cop Miners, che la Juve continua a inseguire ma offre 40, l'Atalanta chiede 60, non so come riescano o potranno riuscire a trovare un accordo le due società. Dicevo, poi il derby già la quinta giornata, sfida con la Juve alla nona, un girone di andata abbastanza lineare, quello di ritorno invece su febbraio mi sembra che ci sia la solita, il solito tour de force con le partite più importanti che si andranno ad accavallare, speriamo anche con sfide di Champions, che vorrebbe dire passare il turno e andare più avanti possibile. Direi che ci siamo, spazio ai vostri messaggi. Vi abbiamo, insomma, fornito un quadro generale, calendari, Martinez a Milano, Lautaro titolare, ma questa volta non in gol, è sostituito dopo poco più di un'ora di gioco, Intrigo Buongiorno, assalto ai gioielli, aspettando poi un lavoro in uscita per vedere se ci sono altri colpi da mettere a segno. I vostri commenti adesso li andiamo a recuperare, mi raccomando stasera in live alle ore 19, vedo che qualcuno fa titoli clickbait con un'operazione Buongiorno che non è mai nata perché è stata solo una richiesta di informazioni, però ci siamo sempre qui a darvi tutto quello che succede con, direi, estrema precisione. Vi ricordo sempre in descrizione il link con la nostra petizione anti-hater per stoppare l'odio sui social. Doppio click, non costa nulla, un segno di civiltà per sottoporre anche alle istituzioni il problema e sperare che si cerchino delle misure per stoppare questi leoni da tastiera che imperversano. Spendere 15 milioni, dice Alessio, per un portiere mi pare leggermente troppo, ma ti dà la dimensione, Alessio, della voglia di costruire una squadra sempre più forte anche per il futuro. Non ho capito una cosa, dice Nicola, perché i giornali mettono nomi di alternative sulla fascia sinistra quando abbiamo Di Marco e Carlos Augusto? Il vero problema sta a destra. Riguardo a Dumfries, ho visto il suo europeo e sono giunto alla conclusione che si trovi semplicemente nel ruolo sbagliato. Con l'Olanda sta facendo bene come terzino di spinta, quando gioca da quinto si concentra soprattutto sulla fase difensiva, in attacco risulta sterile. Cancelo secondo me sta ormai girando troppo, ottimo giocatore, ma andrebbe su altro. Hakimi impossibile, almeno fino a che non andrà in scadenza. LGS, per me Buchanan è un equivoco, arrivato per infortunio di Quadrado, gioca ovunque a destra, da noi a sinistra, il suo infortunio indirizzerebbe addirittura la ricerca di un sinistro, ma vi ho detto invece che si sta cercando un destro, ma più probabilmente un braccetto servirà subito, e vedremo se Hermoso, su cui però la proprietà non è convinta di investire perché vorrebbe giocatori più giovani, anche se è un 95. Anthony, entriamo sempre più nel calciomercato, a stasera con l'aperitivo. Nonna Novella, che saluta soprattutto Maurizio.
Comunque l'EGS scrive che Cancelo sarebbe un salto di qualità, ma penso sia fattibile solo con la partenza di Dumfries. Anch'io credo che sia così la situazione, però vedremo e sappiamo molto bene che può succedere di tutto. Avanti TJ, Giuseppe Gurnari, tutta l'Inter ti sostiene. Avanti AEK Atene, ci stavamo dimenticando della trattativa per il Tucu Correa, determinante per il mercato dell'Inter. Con tutto il rispetto, Fantacalcio e PlayStation sono un'altra cosa dalla realtà. Il presidente Marotta, Ausilio Baccini e gli uomini di Oaktree conoscono il loro mestiere. Joseph Mega, innanzitutto pronta guarigione a TJ. Bello l'applauso che gli hanno dedicato i compagni. Con l'arrivo a Milano di Martinez dovremmo essere alle battute finali per avere il vice Sommer. Questo ormai è chiaro. Magari quando starete vedendo il video sarà anche già stato ufficializzato. Ipotesi per sostituire Buchanan, secondo Joseph Mega, mette anche Cancelo e non gli dispiacerebbe un suo ritorno a Milano. Su Gudmundsson vedremo un po' cosa succede prima in uscita e poi ringrazia per la petizione, per le vostre firme. Adesso l'obiettivo è arrivare a 3.000. La dirigenza, come ogni anno, sta lavorando per mettere a disposizione di Inzaghi una rosa competitiva che le permetta diverse soluzioni di B-modulo e quant'altro. Poi spetta a lui usufruire al meglio, scrive Dreamhouse. Maria, forza Inter, oggi siamo sempre più presi di mira per l'invidia perché questa squadra è troppo forte. Virgil dice sarebbe un bel colpo il ritorno di Cancelo, ma vi ho detto che è praticamente impossibile. Cancelo farebbe volare l'attacco con il gioco di Inzaghi. Rudy, Inzaghi non ha fatto il 3-4-1-2 diverse volte con Sanchez trequartista. Carboni servirebbe come il pane per questa variante tattica, scrive Ali. E io sono d'accordo, lo sapete, sono andato a una porta aperta. Lo prenderei subito come quinta punta, sapendo che sarà una stagione molto molto pesante con tantissime partite in più. Andiamo a fare un minimo di rassegna stampa. Partenza col botto, la prima pagina della Gazzetta. Inter sempre favorita per Capello, intervistato sul calendario. Partenza col botto, la nuova Serie A al via il 18 di agosto. Corsa scudetto subito calda, la terza abbiamo detto Inter-Atalanta, poi Juve-Roma e Lazio-Milan, scintilla la quinta, Conte sfida Motta. E subito il derby di Milano, scatto Milan per Pavlovic e idea Morata. Sull'Inter si muove su Tesman vicino alla chiusura e poi si cerca di difendere il titolo al meglio. Ripartenza il 13 luglio, subito Taremi a disposizione di Inzaghi, poi Zielinski e tutti gli altri nazionali. Martinez, l'affare concluso. Primo acquisto di Oaktree, anche Tesman a un passo. Ci vediamo più tardi.